Ciao carissime e carissimi, collane. In questo tutorial ci divertiremo veramente tanto. Collane assolutamente carine, colorate, carine, colorate e belle, che se vi piacciono ma non vi piace farle, oppure non avete voglia, oppure non avete tempo, oppure proprio le volete solo al collo, allora queste bellissime collane le troverete da ora in poi anche nella nostra boutique. Però se le volete realizzare, allora vediamo subito di che cosa abbiamo bisogno e poi nel tutorial vedrete come si realizzano. Sono assolutamente stupende, come vedete anche nelle foto. Abbiamo bisogno di il filato di cotone da 8, cable numero 8, in tantissimi colori, Maxi Sugar Rush, avete il link sotto di tutto ciò che vi presento. Okay? Questi sono il cotone cable numero 3, Catona, che è assolutamente bello come lo vedete anche voi, eccolo qua. Se ve lo faccio vedere un pochino meglio, sono dei colori stupendi. Poi avete bisogno di una rocca di questa qua, che questa è una rocca di filato metallico, Stardust si chiama, ed è proprio polvere di stelle, perché è veramente eccola, vedete com'è, è troppo bello, è bottonato in diversi colori, ok? Uncinetto da 4,5 oppure 4, se volete prendere i nostri tulip red provateli, perché sono veramente, vale la pena. Un ago di questo da lana, abbastanza rossettino ma non tanto, ecco. E un ago a spilo, un spilo, come si chiama, uno spilino, insomma, ok? E niente, forbici, ovvio. E niente, adesso ci possiamo mettere all'opera subito. Ok, mettiamoci all'opera. Prima di tutto dobbiamo fare la catenella, più che semplice. Allora, prendiamo uno di questi due, dipende insomma quale vogliamo. Sessanta. Taglio. Lasciamo un bel po' di codino, ok? Facciamo il nodo, perché vedrete voi dopo perché. Facciamo il nodo e iniziamo a fare le catenelle, che come dicevo devono essere 70. Questo è un lavoro un pochino... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una volta finita la nostra catenella da 70... quindi 70 catenelle, abbiamo bisogno dello spilo, lasciamo da parte l'uncinetto, abbiamo bisogno dello spilo e dell'ago. Ci mettiamo a fare così, guardate, quindi iniziamo, proprio arrotoliamo come se fosse un gomitolo. Iniziamo con la codina, per questo vi ho detto tenete la codina perché è importante. E da qua iniziamo a formare la nostra perlina, ecco. Fate come dicevo, esattamente come se fosse, e se non vi piace non tirate troppo qua, sì, ok, ne fate 2-3 e già avete diciamo un pochino di esperienza. Però vi dico, non tirate troppo. Ecco fatto. Subito, appena finita, infilo qua l'ago per bloccarla. Ok, prendo. Infilo lo spilo, prendo l'ago e prima vado con il filato di cotone Catona. Prima vado con questo e inizio praticamente, ecco, a bloccare. Qua tiro forte, posso già sfilare.
vado sempre così. Dove vedo che magari ci sono parti che non sono ben tenute bene o bloccate bene, come dire, le blocco adesso con questa codina. Ok? Posso andare ancora una volta a dare ancora un pochino di punti così. Perfetto. Fatto. Prendo le forbici e taglio la codina rimasta. Faccio la stessa cosa anche con queste altre due codine. Faccio tutte le mie 9 perline e le metto da parte. Poi, questa è veramente una cosa bella tosta da fare, ma semplicemente perché dobbiamo lavorare con 4, 5, tutti i colori, con tutti i colori che abbiamo e andiamo pian pianino perché non vogliamo un pezzo di cartone. Adesso io non lo so questo quanto potrebbe essere sui 10, 10 centimetri, 12. E andiamo ad avvolgere, appunto. Non so neanche se è questo che ho utilizzato per... Sì, è questo. È questo. Lasciamo, mettiamo così, così è 15, è più lungo e va bene. Avvolgiamo 20 volte. Poi appoggio, prendo il colore con quale voglio proprio andare a lavorare, tutto. Prendo questo colore e lago. Okay. Non mi serve tanto. Adesso vado semplicemente a inserire sotto. Poi devo andare e faccio ovvio un nodo. E questo nodo veramente deve essere bello tosto fatto. Vado due volte. Ok, adesso lo blocchiamo. Siamo pronti a toglierlo perché il nodo lo abbiamo già fatto. Adesso, una volta fatto il nodo, comunque vado con l'ago e chiudo ancora meglio qua. Okay. E a questo punto, quando ho finito, questo va sempre qua. Adesso taglio il tutto e la mia napa, poi ho le prime tre e il filo. Ago e filo, tagliate un bel po', insomma. E come si fa? Beh, è abbastanza semplice. Prima di tutto è qua che devo entrare ed è qua che mi devo praticamente, ecco, questo dopo lo tagliamo. Entro, prendo anche una. Allora, quando aggiungiamo le nostre perline, mi raccomando, in mezzo, quindi dovete stare proprio in mezzo perché se no, ecco, ce l'ho fatta. Con calma. Ok. Passiamo. Lasciamo un pochino. Lì non ho lasciato niente, quindi possiamo anche andare fino giù, ma qui voglio lasciare un pochino di distanza tra la nappa. Vedete, qua non ho lasciato neanche un po' di distanza, invece qua lascio un pochino, quindi potete anche fare così. Lasciamo un pochino di distanza. Ecco, così torno. Ovvio che devo tornare. Andiamo sempre qua. Trovo la strada che
che mi ci porti vicino qua. Ok, bene. E qua come fissiamo? Allora, andiamo di nuovo giù, qua, nella nappa praticamente. Ok, e faccio proprio un nodino piuttosto, ecco, quindi così faccio così uno oppure due, ma questo non lo voglio prendere, che questo dopo lo taglio, così, ok, e faccio un nodo semplicemente per fissare. Ok, perfetto, ho fissato tutto per bene. E adesso torno su con dei nodi, quindi intorno a questo qua che ho formato, entro sotto, proprio sotto, e poi così. Ok, e il nodo poi lo fisso io. Io di solito ne faccio due, tre. Questo è il primo, poi ne faccio un altro, e così si fa con tutte le, eccolo qua, due tirate, che si appoggi bene, e possiamo fare anche un terzo proprio qua alla base se vogliamo. A questo punto torno su e procedo in questo modo con tutte le perline. Torno su sempre e sempre cercando di stare in mezzo, quindi mi raccomando, è la cosa più importante. Eccomi qua, l'ho centrata bene. Vado e prendo un'altra perlina, la inserisco. La distanza siete voi a vedere che distanza, ecco, sì, circa questa, va bene, 1,2 cm, ecco, per dirvi, e torno indietro. Ok, sono tornata indietro e adesso mi appoggio qua un pochino, prendo un pochino da qua. Ok. E vado a fare i miei nodi. Quindi, e questa è la modalità. È una modalità che sì, diciamo, me la sono, non diciamo, me la sono inventata da sola e che veramente mi piace tantissimo. Se volete, avete altri modi per chiudere, va bene, già a posto, non dobbiamo insistere, adesso devo uscire di nuovo, devo uscire nuovamente nel centro, ecco, ci sono, la mia perlina, fatto, vado e faccio così con anche l'ultima. La stessa lunghezza adesso devo fare e torno indietro quasi quasi sulla stessa via, ma non proprio. Ok, poi qua prendo un pochino per fissare giusto, ecco, il filo, e inizio a fare i miei nodi. Questo l'ho fatto proprio giù, quindi intorno, così entro e chiudo. Lo possiamo fare più giù dove vogliamo noi, basta tirare intorno al filo che ho già. Questo è il terzo e magari il secondo, scusate, magari ne facciamo il terzo. Ecco, e da qui semplicemente vado nuovamente su.
sono tre volte che passo ogni perlina e questo mi dà anche la sicurezza che non si disfa più perché la blocco praticamente in questo modo. Entro nella terza, in mezzo, dove praticamente ho fatto il nodo e un attimo. In mezzo qua e deve essere a metà messo il filo qua, quindi così, ecco, più o meno a metà. Ok, vedete, così. Adesso prendo e faccio un nodo subito, che così non mi si muove più, quindi sono sicura che qua, ecco, fatto due. Adesso prendo e faccio una parte e poi prendo questo e faccio l'altra parte di perline, no? Esattamente come avete visto prima. Allora prendo questo, vado dentro e mi fermo qua. Poi proseguo, come vi ho detto, esattamente come avete visto prima. Torno qua, devo entrare qua in mezzo, ok, e poi torno su con dei vari nodi. Il primo lo faccio proprio alla base e poi sotto, proprio sotto vado, ecco così, e poi faccio i miei nodi quanto li voglio, lunghi o corti, no? Perché, ecco, due, ma dicevo, io di solito di questi nodini ne faccio tre. Ecco, questo sarebbe il terzo. Sono tornata su. Esco e vado con un'altra perlina. Avete visto anche come cambiare? Ecco, vedete? E dall'altra parte farò ugualmente. Faccio questi tre e poi vengo e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Esattamente come ho fatto questi tre, vi volevo solo far vedere qua. Quindi qua dall'altra parte adesso io tolgo l'ago. Prendo un'altra perlina e vi faccio vedere dall'altra parte. Si possono fare i tre su una parte, poi i tre sull'altra parte. Ok? Quindi diciamo che facciamo questi tre prima e poi questi tre. Non importa. Ecco cosa abbiamo. Dopo aver inserito tutte le perline, non so come farlo vedere così, vedete? Abbiamo una cosa del genere. Adesso dobbiamo metterci a fare questa parte, ok? E anche questa parte si lavora a parte, dopodiché si va a cucire, sia da un lato che dall'altro. La lavoro con il filo con quale ho collegato tutte le perline, con il filato sottile, il Maxi Sugar. Con certo la mia roca colorata. Quindi vediamo come si lavora. Faccio una catenella e poi inizio a fare la mia streghetta e punto basso. Poi vado a fare un'altra streghetta e punto basso. Poi vado a fare un'altra streghetta e punto basso. Qua ne ho fatte 3. Vado a lavorare 15 totali, punti strega. E adesso esattamente come ho fatto con le perline, come ho nascosto le codine,
Esattamente faccio la stessa cosa per collegare e nascondere qui. Prima il filato di cotone, questo più spesso. Facciamo attenzione ad entrare proprio in mezzo, per dire così, e chiudiamo. Facciamo qui anche qualche nodino. E adesso vado a nascondere la codina facendo dei giri dentro e fuori dalla palina stessa. E come ho detto prima, con infilato di cotone. E dopo con i filati, questi qua. Le mie due collane.